I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me, Signore, e abbi misericordia, perché sono povero e solo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Eccoci a questo nuovo appuntamento di questa Quaresima così strana. È la terza tappa della Quaresima, è la domenica terza che ci porta al pozzo della Samaritana. Arriviamo anche noi là come Gesù, un po' assetati, accaldati, stanchi, oppressi un po' da tutti questi giorni così faticosi per tanti. E penso anche ai ragazzi, ecco, che invito lì nelle case, se riescono un po' così a tranquillizzarsi un po' e se riescono a seguire anche loro un po' questa nostra preghiera. Non è facile, ecco, per tutti. Però siamo qui a chiedere che il Signore porti un po' dentro di noi un po' la sua acqua viva, un'acqua di amore, un'acqua di perdono, un'acqua in questo momento di serenità, di forza, un'acqua che ci rinnovi un po' dentro e ci aiuti un po' anche a continuare a lottare in questi giorni così difficili. Chiediamo allora che il Signore con questa sua acqua ci purifichi anche dalle nostre miserie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele
e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo e gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimora il suo amore verso di noi nel momento che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi l'acqua viva, perché io non abbia più sete. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse in una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui
che egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una delle cose più difficili, più pesanti di questi giorni così strani, penso sia quello di stare tutti chiusi, blindati in casa, e penso soprattutto ai nostri ragazzi, così in questo tempo adesso di primavera, in questa energia viva che hanno, il voler uscire, voler correre, voler incontrarsi, e magari hanno la nostalgia della scuola, di ritrovarsi con gli amici, delle attività sportive, i vari corsi che si fanno. Magari io spero che ci sia anche qualcuno che dice, magari la nostalgia anche della domenica, di queste belle domeniche di Quaresima, di ritrovarsi qui in chiesa, come avremmo fatto, e qui fare un itinerario, suggerito dal Don Michele, questo bel itinerario che ci prepara alla Pasqua. E invece, ecco, sappiamo, rispettando con pazienza tutte queste indicazioni, ecco, dobbiamo stare fermi, dobbiamo stare chiusi. Però il cammino lo stiamo facendo. Per chi come voi state seguendo un po', ecco, anche questo itinerario spirituale della Quaresima. Siamo partiti dal deserto, la prima domenica, il deserto delle tentazioni. Di deserto si parla anche nella prima lettura, gli ebrei che uscendo dalla terra di schiavitù dell'Egitto si ritrovano però in una situazione di grande difficoltà, di sofferenza, perché il deserto è il luogo proprio dell'aridità, della prova, della paura. Ecco, penso al deserto di questi giorni, di tanta gente che è lì veramente così preoccupata, sofferente,
arrabbiata anche, penso che quella protesta degli ebrei sia la protesta anche di tanti, ma Signore, dove ci stai portando? Ma perché Signore non ci aiuti? Ma perché Signore non ci dai quello che ci serve in questo momento, questa guarigione, questa sicurezza, questa serenità? L'esperienza del deserto che stiamo vivendo tutti. Però domenica scorsa, nella seconda tappa, il Signore ci ha invitato a fare l'esperienza di salire sul monte con i suoi tre amici. Si va sulla montagna a respirare, a contemplare. E lì il Signore ci ha dato la possibilità di cogliere la bellezza in anticipo della Pasqua, di questa luce, di questa pace, di questa gioia, di questo amore, di questa vita nuova. Certo, com'è bello il Signore. Però poi si è dovuto ridiscendere a valle e abbiamo vissuto un'altra settimana, settimana ancora così faticosa. E siamo qui oggi, ho detto, un po' come Gesù, che cammina e arriva stanco, affaticato, come dice il Vangelo, al pozzo lì di Sicar. E lì c'è l'incontro con questa donna. Sono i personaggi della domenica. Un incontro veramente molto strano, quasi impossibile, perché da una parte c'è lui, Gesù, che è un uomo, è un rabbino, e che non potrebbe parlare con una donna poi di quel tipo, no? Una donna chiacchierata, una donna dalla vita tumultuosa, ma soprattutto una donna che appartiene al popolo nemico, una donna samaritana. Abbiamo visto, non entro nei dettagli, se vi capita magari attraverso i testi che sono stati anche mandati, rileggere con calma questo Vangelo che è splendido. Questa donna che è così sorpresa e così continua a dibattere, ma come tu, chi sei, cosa pretendi, ma come vuoi da bere, poi mi offri da bere, ma non hai niente avanti, no, avanti tutto questo. E Gesù che fa capire che lui ha un'acqua vera, viva, che calma quella sete che c'è in tutti. Noi siamo un po' come la samaritana alla ricerca, non solo dell'acqua da bere, ma ci sono tanti pozzi che in questi prima andavamo a cercare sempre con grande avidità, no? Di andare a dissetarci questi pozzi delle cose, del materialismo, dell'avere, i pozzi del successo, i pozzi dell'egoismo, dell'individualismo e così. Però questi pozzi ci stanno facendo capire che sono inquinati. Proprio questa esperienza che stiamo vivendo ci fa nascere il desiderio di ritrovare un pozzo che ci dà in questi giorni, in questa esperienza che stiamo vivendo, un po' di calma, un po' di serenità, un po' di amore, un po' di forza, un po' di voglia veramente di vivere, un po' di tenerezza. Ecco, noi siamo la Samaritana oggi e siamo qui a chiedere al Signore che ci dia veramente la sua acqua viva, che ci dia veramente questa, ripeto, questa forza interiore e questo suo amore, questa sua misericordia per poter continuare a lottare. Ecco, in questa quaresima così della coronavirus, in questa quaresima così strana, che però, ecco, si sta rivelando anche in un aspetto anche diverso, ci sta rimettendo tutti un po' così, un po', ci sta rimettendo un po' nella nostra essenzialità, nella nostra fragilità, ci sta facendo capire che le cose che contano, ecco, sono altre. Noi dobbiamo usare quello che abbiamo, certo, con un grande atteggiamento di riconoscenza, che dobbiamo diventare un po' più veramente, un po' più capaci, ecco, di riconoscere quello che siamo e quello che abbiamo, e esprimere anche in questi giorni, nonostante tutti, anche la nostra gratitudine, e nello stesso tempo avere il cuore aperto, essere accanto anche a quanti stanno vivendo questa sofferenza. E nello stesso tempo percepire che la nostra fede ci unisce ancora di più. Non siamo vicini fisicamente,
non siamo uniti nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, ma siamo, direi ancora di più, ecco, in comunione fraterna, in questo momento, a continuare a dire al Signore: Signore, dacci da bere, dacci la tua acqua, dacci il tuo amore, dacci questa vita nuova, fa che possiamo camminare veramente ancora lottando in questi giorni per poter aprirci. Certo, questa è la nostra speranza, ma preghiamo per questo a una Pasqua che sia veramente una Pasqua di guarigione, di rinnovamento, di speranza. E chissà, di poter dire: abbiamo vissuto una Pasqua, un cammino quaresimale molto arido, molto tortuoso, molto difficile, molto bloccato. Eppure tutto questo ci ha portato a un rinnovamento, a una voglia di camminare con il Signore e tra di noi con più serenità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero e da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Le nostre parole diventano preghiera. Facciamo salire al Signore veramente la nostra invocazione, la nostra preghiera fiduciosa, per continuare, senza perdere fiducia, il nostro cammino verso la Pasqua. Invochiamo il Signore, sorgente di acqua viva, diciamo insieme: donaci acqua viva, Signore. Donaci acqua viva, Signore. Nei momenti di fragilità, debolezza e sofferenza. Donaci acqua viva, Signore. Quando ci sediamo stanchi al pozzo della nostra sete. Donaci acqua viva, Signore. Quando nei nostri smarrimenti ci attendi con tenerezza. Donaci acqua viva, Signore. Quando ci parli con segni che conquistano il cuore. Donaci acqua viva, Signore. Quando adoriamo il Padre in spirito e verità. Donaci acqua viva, Signore. Tu, sorgente viva, che zampilla per la vita eterna. Donaci acqua viva, Signore. Tu che inondi la Chiesa con l'acqua che rigenera la vita. Donaci acqua viva, Signore. Preghiamo tutti per le difficoltà del tempo presente. Signore Gesù Cristo, medico della nostra vita, Tu hai incontrato nel corso della Tua esistenza donne e uomini ammalati nel corpo e nello spirito. Li hai curati, li hai consolati e li hai anche guariti, e sempre li hai liberati dalla paura, dall'angoscia,
e dalla mancanza di speranza. Ai tuoi discepoli hai chiesto di curare i malati, di consolare quelli che soffrono, di portare speranza dove c'è conforto. Ti preghiamo, Signore, benedici, aiuta e ispira tutti noi e quanti sono accanto a chi è ammalato. Donaci la forza, rinsalda la fede, ravviva la speranza e accresci la carità. E così saremo in comunione profonda con chi soffre e in comunione d'amore con te, Signore, medico della nostra vita, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sei gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni mio peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la fatica e la gioia di ogni giorno, possiamo celebrare degnamente il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere, per farle il grande dono della fede. E di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordiamo in questo momento anche tanti di vari fratelli e sorelle che sono mancati in questi giorni. Ricordati di tutti i nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Signore e ricordandoci di come Lui pregava, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Questo momento ci viene chiesto, non potendo fare sacramentalmente il gesto della comunione eucaristica, ricevere Gesù nel suo pane spezzato, ci viene chiesto il cosiddetto atto, ecco, di comunione spirituale, questo desiderio: Signore, entra nel mio cuore, non sono degno, però voglio che tu entri nella mia vita, che tu venga questo momento a portare la tua acqua viva, il tuo spirito, il tuo amore, che tu sia veramente con me, sempre. Il corpo di Cristo.
Chi beve dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. A nome di, anche di Don Michele, ecco, mi sento così di incoraggiare ancora di più, ecco, le famiglie, i ragazzi, tutte le persone che così magari hanno vissuto con noi questo momento di preghiera, ecco, di continuare un po' questa nostra esperienza, magari, ripeto, faticosa, però importante. Ci viene chiesto questo sacrificio, questa collaborazione. Noi stiamo collaborando anche noi con questo nostro così distanza, questo digiuno, questo non trovarci, questo non bloccare un po' la nostra libertà. Ecco, collaborare con tante persone che stanno dandosi da fare, dobbiamo sostenerle con la nostra preghiera, oltre che col nostro incoraggiamento, ecco, per assistere, per curare quanto possono in questa situazione un po' così molto, molto complicata. Ecco, però noi stiamo aperti un po' alla speranza e continuiamo in questa comunione fraterna, dove ancora è possibile, ecco, l'invito momenti di preghiera familiare. Ci sono vari sussidi, diceva anche Don Michele, che poi lui ha mandato anche varie proposte che arrivano dalla diocesi, arriva anche altre proposte, ad esempio anche dai nostri vescovi per il giorno di San Giuseppe, mercoledì mi sembra, alla sera c'è un momento di fraternità che vivremo attraverso la televisione, ma tutte queste indicazioni che voi sapete meglio di me. L'importante è proprio, ecco, un po', ecco, questo continuare un po' con questa energia, con questo senso anche di comunione, ripeto, di questa fraternità. Il Signore veramente ci accompagni, ci illumini. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E invochiamo Maria con la preghiera. La pregheremo anche dopo che abbiamo visto che è stato ben accolto il rosario che abbiamo celebrato davanti all'altare e alla di Beato Tommaso Olera, martedì sera alle 20:30 reciteremo il rosario. Ecco, noi saremo in collegamento con il nostro santuario della Madonna di Lourdes, piccolo santuario della chiesa dell'Anesa. Ecco, a quell'orario lì speriamo, attraverso tutti questi nostri congegni che abbiano fatto male un po' giudizio oggi, ecco, di poter essere ancora presenti con quelle persone che desiderano con noi vivere questa preghiera fraterna e mariana. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.